Per quanto il nostro bellissimo pianeta sia protetto da determinati fattori come per esempio la magnetosfera, che avvolge il pianeta e lo protegge dalle radiazioni cosmiche e solari, siamo sempre stati alla mercé delle impervie cosmiche naturali, siamo un sassolino in un cosmo infinito e come esci dall'atmosfera, il gioco si fa duro. Pensi di essere al sicuro, non è vero? Ebbene, non è sempre così. Lungo la storia il nostro pianeta ha rischiato la vita parecchie volte, dalle glaciazioni alle massive eruzioni vulcaniche, asteroidi, tempeste solari, cataclismi e così via. Oggi, cari amici, torno veramente contento ad aggiornare la mia playlist Scienze e Curiosità e lo farò esponendovi 10 volte in cui la Terra è stata quasi distrutta. Andiamo! L'estinzione di massa più catastrofica nella storia del pianeta Terra è avvenuta 251 milioni di anni fa e sto parlando di quella che è nota in ambito accademico come l'estinzione del Permiano. Niente può battere questa estinzione. Fu il più grave evento di estinzione di massa che si sia mai verificato sulla Terra, con la scomparsa dell'81% delle specie marine e del 70% delle specie terrestri. Fu l'unica estinzione di massa nota ad includere anche gli insetti. Non rimase nulla. Si stima che si estinsero il 57% di tutte le famiglie e l'83% di tutti i generi presenti sul pianeta. E poiché andò persa così tanta biodiversità, la ripresa della vita sulla Terra fu il processo più lungo mai studiato per far sì, dopo questa catastrofe, che la biodiversità sulla Terra potesse ristabilirsi dopo l'estinzione del Permiano. Pensate che servirono 10 milioni di anni. Questo evento è stato descritto come la madre di tutte le estinzioni di massa, facilitata anche dal fatto che al tempo esisteva un solo ed unico grande continente, chiamato Pangea. Sono stati proposti vari meccanismi per spiegare le cause dell'estinzione di massa in questione, tra cui eventi catastrofici e processi graduali. Gli eventi catastrofici includono collisioni, anche multiple, con corpi celesti, un aumento del vulcanismo o l'improvviso rilascio di idrati di metano. I processi graduali includono fluttuazioni del livello del mare e un aumento dell'aridità terrestre. L'ipotesi più accreditata però è che l'aumento sistematico dell'attività vulcanica in un luogo riconducibile all'attuale Siberia, 251 milioni di anni fa, contribuì ad un surriscaldamento globale durato circa 200.000 anni. In quel periodo di tempo, la massiva attività vulcanica dell'epoca permise che infinite quantità di CO2 venissero assorbite dagli oceani, rendendo l'acqua del mare tossica per gli invertebrati. Le temperature impervie fecero sì che gli oceani persero circa l'80% del loro ossigeno. Anche cambiamenti come l'acidificazione e i cambiamenti nella produttività degli organismi fotosintetici hanno agito come cause aggiuntive e tutto ciò, 250 milioni di anni fa, ha reso il nostro pianeta quasi completamente velenoso per gli esseri di vita che lo abitavano, estinguendo, secondo nuove stime, il 96% della vita sul pianeta. Immaginatevi cosa può significare il 96%, ok? Pensate in grande, dagli insetti alle specie marine, ai coralli, ai vegetali, tutto venne annientato e per riuscire a ristabilirsi impiegò 10 milioni di anni. La vita è tenace. Un altro momento storico talmente caldo da aver quasi distrutto il pianeta Terra e tutti i suoi abitanti è stato l'impatto di Chicxulub, conosciuto dagli alunni delle scuole elementari come l'asteroide che estinse i nostri amici dinosauri. L'asteroide in questione impattò sul pianeta Terra circa 66 milioni di anni fa, vicino al Golfo del Messico nella penisola dello Yucatan, e formò un cratere di 149 km visibile ancora oggi. Potete osservare una foto del cratere in questione. L'impatto sparò nell'atmosfera molteplici detriti causando incendi a migliaia di chilometri di distanza. La forza dell'impatto fece sì che poche ore dopo il mare si innalzò causando diversi tsunami dall'altezza stimata di 100 metri e rotti, che nel giro di pochi giorni si abbatterono violentemente sulle terre emerse. Fossili di pesci uccisi subito dopo l'impatto sono stati da poco scoperti in Nord Dakota, signori, a migliaia di chilometri di distanza dal sito dell'impatto. La temperatura sul pianeta si innalzò drasticamente influenzando l'intero ecosistema.
La cappa di pulviscolo arrivò ad oscurare il sole per anni, causando una conseguente glaciazione. L'evento in sé per sé uccise approssimativamente il 75% delle specie marine e terrestri sul pianeta. Nel marzo 2010, 41 esperti di molti paesi hanno esaminato le prove disponibili. 20 anni di dati che abbracciano una varietà di campi molto ampia hanno concluso in modo definitivo che l'impatto a Chicxulub ha innescato un'estinzione di massa. E quindi occhio, cari amici, perché non serve un asteroide grande come la Luna per annientare ogni forma di vita sul pianeta, ok? Ma basta che ne cada uno simile a quello che ha portato all'estinzione dei dinosauri e siamo fritti. Parlando di dimensioni, ha creato un cratere di 149 km, voglio dire, rispetto alle dimensioni della Terra, è niente. Eppure, cari signori, per le cause sopra descritte, l'evento ha innescato un'estinzione di massa. Basta che ci cade un sassolino che non deve cadere e ciao. Poi non è che passa un anno e usciamo dai bunker, ok? E torniamo a fare l'aperitivino, va bene, capiamoci bene. Il pianeta per ristabilirsi ci impiega milioni di anni. Ok? Chissà a quel tempo per quanti anni l'aria era irrespirabile, voglio dire, capito quanto siamo a rischio? L'era glaciale. La più famosa era glaciale studiata dagli scienziati vide protagonisti i nostri antenati e parliamo di un periodo che va dai 195.000 ai 123.000 anni fa. Con la popolazione mondiale di esseri umani ben oltre i 7 miliardi, oggigiorno è difficile immaginare che l'Homo sapiens fosse una volta una specie in via di estinzione, no? Tuttavia, i moderni studi sul DNA indicano che, un tempo, i nostri antenati subirono di fatti un drammatico declino della popolazione, e sto parlando di quello che viene definito come Marine Isotope Stage 6, o anche Stadio Glaciale 6. Al tempo, grazie al cambiamento della composizione atmosferica, il pianeta venne bloccato in un'era glaciale mai vista prima, che rese gran parte del pianeta freddo e arido, inadatto alle piante e agli animali che l'Homo sapiens mangiava. Le conseguenze potete immaginarvele, no? Solo una manciata di regioni sul pianeta avrebbero potuto avere le risorse naturali per sostenere i cacciatori raccoglitori del tempo. Tuttora i paleoantropologi discutono a gran voce su quale di queste aree fosse il luogo ideale. La costa meridionale dell'Africa, ricca di crostacei e piante commestibili tutto l'anno, è stata individuata come l'area più propensa alla sopravvivenza durante l'era glaciale. E proprio da qui nasce la teoria, no? Secondo la quale tutti deriviamo da un piccolo gruppo di persone site in Africa. Dopo lo stadio glaciale 6 sopravvissero solo poche persone e solo in quell'area e di conseguenza tutti deriviamo da loro. E dobbiamo ringraziare il mare e la posizione dei continenti sulle placche tettoniche in continuo movimento e le fluttuazioni delle correnti oceaniche. Gli scienziati infatti hanno stabilito che per sopravvivere i nostri antenati durante l'era glaciale seguivano la costa che si ritirava continuamente, rimanendo in perenne contatto con i crostacei presenti nell'area. Non c'è dibattito in merito a quale sia l'eruzione vulcanica più violenta degli ultimi 25 milioni di anni. La catastrofe di Toba rese ancora più rigido il clima del pianeta che già stava attraversando una glaciazione. 74.000 anni fa la specie umana fu nuovamente ridotta a poche migliaia di individui. Questo crollo nel numero della popolazione umana sul pianeta, secondo alcuni scienziati, spiegherebbe addirittura la scarsa variabilità genetica nella nostra specie. La catastrofe di Toba si attribuisce all'esplosione di un vulcano sotterraneo situato sotto al lago Toba nell'attuale Sumatra in Indonesia, 74.000 anni fa. L'esplosione del vulcano Tambora, sempre in Indonesia, avvenuta nel 1815, che si ricorda come la più violenta eruzione a memoria d'uomo, si stima essere soltanto un decimo di ciò che successe 74.000 anni fa. A quel tempo la cenere eruttata dal vulcano causò un inverno vulcanico che durò decenni e avviò un periodo di glaciazione in tutto il pianeta che si stima durò 1000 anni, avviando un'estinzione di massa di piante, animali e esseri umani.
Tuttavia nel 2013 sono stati scoperti dei fossili in Africa che raccontano una storia differente. I fossili hanno dimostrato una variazione nella crescita della vegetazione sul pianeta in quegli anni e alcuni scienziati sostengono che l'eruzione del vulcano Toba non abbia avuto alcun effetto sulla popolazione mondiale, ma che anzi l'abbia forzata ad elaborare nuove strategie di adattamento per adattarsi al cambiamento climatico. Una cosa, però, è sicura. 74.000 anni fa, in Indonesia, è avvenuta l'eruzione più violenta degli ultimi 25 milioni di anni. Nel 1979 gli operatori del centro di allarme missilistico degli Stati Uniti e del NORAD rimasero scioccati nel vedere i loro display illuminarsi con l'orrore finale, ebbene sì, un attacco nucleare sovietico su vasta scala che si abbatteva sugli Stati Uniti. A differenza dei precedenti falsi avvertimenti che gli operatori avevano sperimentato, non c'erano dubbi questa volta sulle firme di un attacco nucleare a tutto campo progettato per distruggere i centri di comando nucleari, i bombardieri nucleari statunitensi e i centri di interesse militare con un centinaio di bombe atomiche. È storia, eh? Andatevelo a cercare. Questo non sembrava essere un problema tecnico locale di qualche tipo, dal momento che l'avvertimento si stava manifestando al quartier generale del NORAD in Colorado, allo Strategic Air Command Center e al Pentagono. Dunque si impegnarono repentinamente ad adottare delle contromisure disperate. Gli equipaggi missilistici furono messi in allerta e gli equipaggi dei bombardieri nucleari furono inviati. Il sistema di difesa aerea statunitense è stato messo in allerta e sono stati lanciati almeno 10 caccia intercettatori. Anche il posto di comando aereo del presidente Carter decollò per portarlo in salvo. Gli ufficiali statunitensi si erano esercitati a rispondere proprio a questo tipo di attacco, ma non si sarebbero mai aspettati di vederlo realmente accadere. Cioè, immaginati di essere un funzionario che fa il turno di notte, mi viene da ridere, e vedi l'allerta sui monitor di 100 testate atomiche in arrivo. Chiami altre sedi e ti dicono la stessa cosa, immaginatevi la paura, no? Ecco. Era un falso allarme dato da una simulazione di un reparto del NORAD che non comunicò la simulazione, ci rendiamo conto? Che venne poi intercettata da tutto l'apparato della difesa e di conseguenza ci è mancato poco che lanciassero decine di testate atomiche sulla Russia a gratis. Quindi quando dico che siamo un pianeta di scimmie alcuni non mi credono, ma praticamente era un allarme del NORAD scaturito da una simulazione del NORAD. Capito? E il bello, sapete qual è? Il bello è che questo incidente è avvenuto altre due volte in due anni. La terza guerra mondiale, l'olocausto nucleare planetario, perché siamo dei macachi. Come reazione alla fallita invasione della Baia dei Porci nel 1961 e alla presenza di missili nucleari statunitensi in Turchia, Italia e Gran Bretagna, tutti puntati ovviamente contro la Russia, il leader sovietico Nikita Khrushchev decise di accettare la richiesta di Cuba di posizionare missili nucleari sull'isola al fine di scoraggiare una possibile futura invasione. L'accordo venne raggiunto durante un incontro segreto tra Khrushchev e Fidel Castro nel luglio del 1962 e la realizzazione delle strutture di lancio dei missili nucleari sovietici venne avviata poco più tardi. Ora, siccome Stati Uniti e Unione Sovietica erano in piena guerra fredda e Cuba è molto vicina a Miami, diciamo che a Kennedy non gli andò proprio a genio di avere delle testate nucleari sovietiche puntate davanti casa, ok? Si scatenò quasi la fine del mondo, ma letteralmente, ok? E per fine del mondo intendo che si stavano nuclearizzando Stati Uniti, Caraibi, Russia, mezza Europa, Turchia, ok? È chiaro così? Sapete chi salvò in calcio d'angolo la situazione? La salvò il Papa Buono, Papa Giovanni XXIII, che il 24 ottobre inviò un messaggio all'ambasciata sovietica a Roma da trasmettere al Cremlino, in cui espresse la sua preoccupazione per la pace. In questo messaggio dichiarò: «Noi chiediamo a tutti i governi di non rimanere sordi a questo grido di umanità e di fare tutto quello che è nel loro potere per salvare la pace». Il messaggio del Papa fu:
affiancato da iniziative della diplomazia vaticana nei confronti del cattolico Kennedy e sull'Unione Sovietica, e ciò scaturì i primi contatti fra Kennedy e Khrushchev, che si misero d'accordo e smantellarono gli statunitensi i missili in Turchia e i sovietici i missili a Cuba. Vedete, no? Quando entra in gioco il Vaticano, perfino Stati Uniti e Russia si stanno zitti. Capito? Credetemi che è una storia molto affascinante, studiandola capirete che ci è mancato davvero, ma davvero poco. Il 10 aprile 1815 nell'arcipelago indonesiano avvenne la più violenta eruzione vulcanica mai registrata in epoca moderna, uno dei motivi che hanno seriamente messo a rischio l'ecosistema terrestre. Non è molto facile pensare ad un intero pianeta che viene messo a rischio da un solo vulcano. Ebbene, come avrete ben capito da questa lista di casi, basta un vulcano che erutta un po' troppo forte e ciao! Inverno vulcanico, glaciazione, piogge di acido solforico e via! In questo caso fuoco, fumo, gas e polveri tossiche sono state esplose dal vulcano Tambor e si sono riversate nell'atmosfera. C'erano letteralmente valanghe di pietre incandescenti e lava che scorrevano giù dal monte a quasi 100 km orari. Pietre esplose dall'eruzione piovevano dal cielo a distanza di centinaia di chilometri e la cenere rese tutto più cupo. 10.000 persone morirono istantaneamente dopo l'eruzione, ma come avrete imparato da questa lista, quando si parla di vulcani, la devastazione era solo l'inizio. I detriti liberati nell'aria ebbero gravissime conseguenze. Il gas solforico, combinato con il vapore acqueo, creò delle nuvole aerosol che fecero piovere acido solforico, che avvelenò i polmoni delle persone. La temperatura su gran parte del pianeta crollò a picco e il 1816 venne chiamato l'anno senza estate. Pensate che nevicò a New York a giugno e luglio e la maggior parte della popolazione mondiale era sicura che si trattasse dell'apocalisse. È stato infatti questo 1816 cupo, molto cupo, che ispirò Mary Shelley a creare Frankenstein. La maggior parte dei raccolti in Nord America vennero annientati, portando una carestia diffusa. In Europa le condizioni di estrema povertà, date dal repentino cambiamento climatico dovuto dall'eruzione del Tambora, portarono alla diffusione di malattie e altre disgrazie sociali. Si stima che dalle 100.000 al milione di persone morirono per colpa del fallout del vulcano Tambora. Una tempesta solare è un disturbo della magnetosfera terrestre causato dall'attività solare. Durante una tempesta solare, che cosa succede? Succede che il Sole, proprio per farvela semplice, produce forti emissioni di materia dalla sua corona che generano un forte vento solare, le cui particelle ad alta energia vanno ad impattare il campo magnetico terrestre e questo, in base alla quantità di particelle radioattive, ve lo ricordo, che si infrangono contro la magnetosfera, è grave, molto grave. Una tempesta solare abbastanza importante oggigiorno potrebbe portare ad un'apocalisse tecnologica di dimensioni impensabili, facendoci letteralmente tornare all'età della pietra nel giro di 24 ore, poiché tutti i dispositivi elettronici smetterebbero di funzionare. Lo stesso meccanismo è ciò che d'altro canto a cose normali produce l'aurora boreale. Questo sempre per ribadire quanto sia importante l'equilibrio nel cosmo, no? L'evento di Carrington fu la più grande tempesta solare mai osservata dagli astronomi. Non esistono precedenti né successori, cari signori. Registrata il 1 settembre 1859, deve il suo nome all'astronomo inglese Richard Carrington, che nella tranquilla mattina del 1 settembre 1859, nel suo osservatorio di Londra all'età di 33 anni mentre osservava le macchie solari, vide ciò che venne ribattezzato come l'evento di Carrington, ossia dei fortissimi punti luminosi composti da particelle subatomiche e gas elettrificato, che uscivano dalle macchie solari che stava osservando. E fu così che, spaventato, corse per cercare qualcuno che gli credesse, che credesse alla sua scoperta, ma senza successo, poiché i punti luminosi scomparvero e nessuno gli credette. Indovinate un po'?
Poche ore dopo successe il finimondo. Un'imponente tempesta geomagnetica si abbatté sull'intero pianeta, le comunicazioni telegrafiche andarono in tilt, le macchine industriali smisero di funzionare, la carta iniziò a bruciare da sola e l'aurora boreale divenne osservabile, pensate un po', fino in Giamaica. La notte divenne così luminosa che gli uccelli cinguettavano e le persone si svegliarono convinte di dover andare a lavorare convinti fosse mattina. Tutto questo fece pensare alle persone che la fine fosse vicina e in effetti, ve lo dico, ci è mancato poco. Oggigiorno, in cui la nostra società si basa sull'energia elettrica, sulla rete di internet e sui dati presenti nei server, un secondo evento di Carrington sarebbe la fine. Letteralmente la fine. Nel 1883 l'astronomo messicano José Bonilla osservò 447 oggetti passare vicino alla superficie del Sole, o perlomeno così sembrava. Lo riportò all'interno del suo giornale di astronomia, ma gli editori non riuscirono a spiegarlo. Dissero addirittura che si trattava di uccelli che volavano e non di qualcosa nello spazio, e così il clamore, all'epoca, cessò. Ma nel 2011 l'astronomo Hector Manterola riprese fra le mani le osservazioni di Bonilla e concluse che gli oggetti osservati nel 1883 erano i resti di una cometa recentemente esplosa. Ha dedotto dai suoi studi che la cometa in questione pesasse miliardi di tonnellate e fosse lunga quasi un chilometro. Ora, sapete qual è la cosa più agghiacciante di tutto questo e perché soprattutto si trova in questa lista? La cosa più agghiacciante è che dagli studi di Hector Manterola nel 2011 è venuto fuori che la cometa, prima di distruggersi, è passata a meno di 600 chilometri, ripeto, 600 chilometri dal pianeta Terra senza che gli astronomi del tempo se ne accorgessero. Ora, voi avete una minima idea di che cosa possa significare una cometa che pesa miliardi di tonnellate, lunga chilometri, che viaggia a velocità supersoniche, che si schianta contro la Terra? Ecco, non sarebbe sopravvissuto neanche un batterio sul pianeta. Hai presenti i batteri? Ecco, neanche loro si sarebbero fusi. E a scoppio ritardato nel 2011 ci siamo resi conto di aver sfiorato di 600 km la vera apocalisse. Penso che questa sia una di quelle volte in cui l'abbiamo rischiata di più in tutta l'intera storia dell'umanità. La cometa Bonilla sarebbe stata migliaia di volte più catastrofica del meteorite che fece estinguere i dinosauri. Non esiste bunker, non esiste protezione da un evento simile, quindi ci è andata bene. Manterola ha spiegato che il motivo per cui gli astronomi del tempo non riuscirono ad osservarla è per colpa dell'effetto della parallasse. Insomma, signori, parliamo del 1883, ok? Non avevano gli strumenti che abbiamo oggi e in tutti i casi ci è andata bene. Parliamo di un asteroide, signori, quindi non di un meteorite, di un asteroide. 4581 Asclepius è un asteroide che ha rischiato di farci salutare tutti nel 1989. Pensate che venne scoperto 9 giorni dopo il suo incontro ravvicinato con il pianeta Terra e l'impatto... L'impatto avrebbe rilasciato circa 600 megatoni di potenza. Ora, per fare un esempio, sapete a Hiroshima quanti megatoni sono stati liberati? Ve lo dico io, 57. Immaginatevi che cosa significa un asteroide che rilascia 600 megatoni di potenza, ok? Ecco, se fosse atterrato negli oceani, l'acqua sarebbe andata in ebollizione svuotando gli oceani del pianeta fra tsunami, maremoti, spostamento delle placche tettoniche, eruzioni vulcaniche, annichilimento di qualsiasi tipo di specie mai vissuta sul pianeta, e così via. Tra gli asteroidi numerati, il nostro amico Asclepius ha detenuto il record di avvicinamento alla Terra. Il 22 marzo 1989 è infatti passato a circa 684.000 km da essa, nell'esatto punto dove era la Terra solo 6 ore prima. Sapete che ci muoviamo nello spazio, no? Ecco, se Asclepius fosse passato dov'è effettivamente passato, ma 6 ore prima del dovuto, ciao pianeta Terra!
se si fosse scontrato con il pianeta, avrebbe creato la più grande esplosione della storia e la probabilissima estinzione di tutte le specie. Sembrano tanti 680.000 chilometri, signori, e invece dovete capire che ci è mancato veramente poco anche questa volta. L'asteroide è passato a circa il doppio della distanza della Terra dalla Luna, e questo a livello di distanze cosmiche significa averci sfiorato male. No, sfiorato, sfiorato male. Veramente molto male. E per oggi, cari amici, è tutto. Se anche questo video ti è piaciuto e vuoi che porti avanti la mia playlist Scienze e Curiosità, fammelo sapere in un commento. Spostati nella sezione commenti e fammi sapere il tuo pensiero in merito. Se il video ti ha fatto capire quanto siamo fragili e ti è sembrato tutto molto interessante, aiutami con un like che non ti costa nulla. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!